Serena Grandi, bentornata al cinema. Già ti abbiamo visto sul grande schermo e adesso ti vediamo in questo film che si intitola Due uomini, quattro donne e una mucca depressa. Tu sei un personaggio, si chiama Irma, inizialmente silenzioso, poi non più. Raccontaci. Perché lei all'inizio fa per lavorare fa finta di essere muta e quindi poi a un certo punto, dopo il coro, dopo tutta questa allegria, tutta questa sensazione d'amore che c'è in tutte le coppie, in tutto il film, decide di parlare. E lì è molto divertente. Lì E poi. sogna sempre questo bellissimo torero di cui era pazzamente innamorata, che nella Plaza de Toros è morto. Senti, quindi un grande ricordo per lei, anche un po' rimpianto, però insomma è una donna che non si lascia andare, no? No, no, mai, mai abbassare la guardia. Ti somiglia Serena? Sì. Come si fa ad andare avanti ogni volta? Innanzitutto ti volevo fare una domanda, come ti era venuto in mente di appendere la tua recitazione al chiodo, perché sapevamo che volevi smettere, avevi aperto un ristorante, invece poi è arrivato Sorrentino. Mi ha chiamato e quindi non ho potuto dire di no. Oggi c'è anche il teatro, sto facendo questo molto rumore per nulla di Shakespeare e iniziamo adesso l'estiva dopo aver fatto un po' di rodaggio fuori. Fai Beatrice in questo spettacolo. Dici Beatrice qualcosa di quest'altra donna invece. è un'altra burbera, è una persona burbera, è un po' strana, un po' sopra le righe, che però in realtà ha tanta voglia di amare e cede a Benedetto, insomma. Però io ho cercato di umanizzarla, di farla meno shakespeariana possibile, perché era molto tesa, era molto fredda, molto tesa, molto ironica, anche troppo sulle righe. Io ho limato alcuni aspetti di Beatrice. Senti Serena, per chiudere, tu hai lavorato con tantissimi grandi registi, ora sei tornata e siamo molto felici anche a teatro, però insomma tu sei un po' l'icona, no? L'attrice sexy, il sogno di tantissimi italiani sei stata. Che cos'è per te la sensualità? Quanto ti ha dato Tinto Brass? Cosa ricordi di quella fase della tua carriera e della tua vita? Beh, questa è un'altra fase, perché se si dicono tutti i tabloid italiani, americani, inglesi, che i veri e gli ultimi sex symbol hanno 60 anni, lo dice anche Madonna, è un'altra fase della mia vita. Quindi ancora un sex symbol. Ancora di nuovo un altro sex symbol, ma non di 30 anni, ma di 60. A volte ero tutta seria sul sex symbol, l'icona, così. Oggi mi diverte. Perché oggi ci sono delle altre cose che mi interessano, ed il teatro, ma soprattutto mio figlio. Importante la famiglia, no? Anche per chi si dà Assolutamente, tutta anima e corpo, insomma, alla carriera, al lavoro. Assolutamente sì. Importantissimo. Tra l'altro, abbiamo detto che ti sei Sposata, ti appena facciamo i nostri auguri, sposato. E lì il mio futuro marito. Ah, Sì, futuro. Rimandato, sono già rimandato sposata. ancora, rimandato ancora perché aveva da fare in teatro, vero? Sì, non volevo perdermi la protagonista. Era una vita che sognavo di tornare. Di continuare la mia carriera come io mi sento un po' Valeria Morricone e siccome lei non c'è più, mi sarebbe piaciuto fare una continuazione. Cosa deve avere un uomo per piacerti? Farti ridere, farti sognare? Farmi ridere. Questo matrimonio sa da fare. Sa da fare perché è una continuazione di una vita parallela. Amerei avere un uomo che mi tiene la mano mentre leggiamo un libro, insomma. Vuoi dare un consiglio alle donne che lavorano, che vogliono fare carriera, ma che non vogliono rinunciare alla famiglia, a un marito, a dei figli? Devono saper far tutto: carriera, stipendi, lavoro, casa, tutto. Devono essere delle tuttologhe. Tornata al cinema, al teatro e magari ti vedremo presto anche in televisione? Beh sì, già ci sono abbastanza con Barbara D'Urso che mi chiama No, in ogni... una cosa tua, in un programma Beh, io tuo. spero. Adesso uscirà Furore, un'altra cosa che ho fatto, una fiction, però insomma... Quindi ci sarai in Sì, Furore? Furore, sì. Raccontaci di questo furore. Raccontaci.
Non so se è ancora il caso di parlarne, perché no, accennare, no. Sì, Furore 2 però. Sì, sì, Furore 2, certo, sì. È un altro personaggio un po' strano, una madame, una casa, una donna, una tenutaria di una casa di appuntamenti, ma nel 60, vecchio stile.